Ciao a tutti, sono Giacomo Giastari, benvenuti alle mie video lezioni di recupero digitale. Oggi vedremo le potenze di numeri relativi nell'insieme R. Allora, vi ricordo che le potenze altro non sono che un altro modo di scrivere le moltiplicazioni. Infatti, 2 alla terza, che cos'è? È 2 per 2 per 2. Quindi nel momento in cui ho una potenza di un numero relativo, quindi un numero con il segno, più 2 alla seconda, io sto facendo una moltiplicazione, cioè più 2 moltiplicato più 2. E il risultato di questa operazione, più per più, dà più 4. E cosa interessante è se il segno della base della mia potenza è negativo, perché avrò meno 2 che moltiplica meno 2 e contrariamente alle aspettative il risultato è sempre più 4. Quindi che io abbia un numero elevato alla seconda che sia positivo o negativo, il risultato è sempre positivo. E viceversa, cioè non accade la stessa cosa se il numero è elevato alla terza. Se io ho più 2 e lo elevo alla terza, e se voi pensate alle moltiplicazioni che ho, è più 2 per più 2 per più 2, il risultato è più 8. Se io ho meno 2 elevato alla terza, qui ho 3 moltiplicazioni, e qui vale la pena scriverle, meno 2, sono troppo stretto, quindi non riesco a... E allora nel momento in cui devo fare queste 3 moltiplicazioni, e meno 2 per meno 2 fa più 4 e più per meno fa meno 8. Vorrei testare con voi la vostra intuizione e vedere se prendiamo l'1, che l'1 è semplice perché una volta che lo elevo ad esempio alla decima, 1 moltiplicato per se stesso 10 volte, vediamo se avete capito il risultato di questo calcolo. Immaginate la serie di moltiplicazioni, tutti quanti hanno segno positivo, quindi è segno positivo anche qua, e diventa più 1, perché 1 moltiplicato per se stesso 10 volte dà più 1. Se fosse meno 1 moltiplicato per se stesso 10 volte, provate a pensarci. Beh, il risultato è sempre più 1, perché la potenza è pari. Quindi, nel momento in cui è pari, se voi immaginate questa lunga moltiplicazione di meno 1, 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 lo disegno solo 6 volte, metto pure le parentesi così sono le cose fatte bene, posso anche utilizzare l'associativa della moltiplicazione, quindi risolvere questa moltiplicazione a coppie e poi sommare, cioè poi moltiplicare i vari fattori, e quindi questa coppia è più 1, questa coppia è più 1, questa coppia è più 1 e poi avrò tutti i fattori che sono positivi, perché vado di 2 in 2 e quindi anche se ho 10 fattori, sono tutti negativi e essendo 10 fattori, quindi numero pari, andando a coppie, il segno di ogni coppia sarà positivo e quindi è positivo anche il risultato. Nel momento in cui il più 1 o il meno 1 lo eleviamo a un numero, ad esempio alla 23esima, quindi un numero dispari di volte, cerchiamo di capire cosa diventa. L'1 moltiplicato per se stesso 23 volte è sempre 1 come risultato. Però 23 volte è un numero dispari, quindi nel momento in cui faccio tutte le coppie ci sarà un più 1 alla fine che rimane da solo. Essendo però più 1 il numero che rimane da solo e il segno dei prodotti di tutte le coppie è più 1, in questo caso il risultato è più 1, perché non compare proprio il segno negativo in tutte queste moltiplicazioni. Stiamo moltiplicando i fattori tutti positivi tra loro e quindi il segno è positivo. Non accade la stessa cosa col segno negativo perché appunto
è un numero dispari, quindi nella mia catena di prima è come se aggiungessi un meno il numero di coppie ovviamente varia, sono qui in questo caso sono 22, quindi 11 coppie più 1 e per ogni coppia ho un prodotto. Immaginate tutte queste coppie messe in fila, in fondo avete il vostro meno 1 da solo. Se ognuna di queste coppie di meno 1, meno 1 per meno 1 dà più 1 come risultato, meno 1 per meno 1, qui ci sono tutte le moltiplicazioni in mezzo, dà più 1 come risultato, anche qui dà più 1 come risultato. Chiaro che poi quando vado a moltiplicare questi tre fattori, avrò tutta questa fila di moltiplicazioni che come risultato finale è più 1 e poi moltiplico per meno 1 e quindi questo meno 1 finale mi cambia il segno di tutto quello che stava davanti e otterrò meno 1 come risultato. Allora possiamo già da qui dare una prima regola che è utile imparare. Io vi consiglio sempre di ragionarla, però si può anche imparare a memoria, ossia con base positiva indipendentemente dall'esponente, quando faccio se elevo, sia con esponente positivo, sia con esponente, scusate, che sia esponente pari o dispari, quello che ottengo è sempre una potenza positiva. Se la base è negativa, allora qui è interessante perché se l'esponente è un numero pari, sarà positivo. Se l'esponente invece è un numero dispari, sarà un numero negativo. Questi sono i segni che devo mettere davanti ai risultati. Questo segno, diciamo, questa regola qui che vi ho scritto è riassunta da questo caso più questo, quindi è sempre il più come base positiva e da più nel risultato, indipendentemente che sia pari o dispari. Mentre questa regola qui, intorno con l'anello verde, è riassunta da questo caso più questo, e per dare lo scarico. Quindi ho il meno 1 elevato a un esponente pari, quindi base negativa esponente pari da segno positivo, base negativa esponente dispari, il segno sarà negativo. Questa regola ci aiuta un po' per risolvere alcuni calcoli, ad esempio meno 3 elevato alla terza, e questo è dispari, è negativo sotto, me lo posso anche immaginare, meno 3 moltiplica, che moltiplica meno 3 e che moltiplica a sua volta meno 3, quindi il risultato a segno negativo e poi ragiono sulle cifre, 3 per 3 per 3, 27. Quindi anche nelle potenze il ragionamento si divide in due, come su un binario. Prima vado a ragionare sul segno e poi ragiono sulle cifre. Quindi se ho meno 2 elevato alla quarta, il segno, e ragiono, la potenza è pari, la base è negativa, però siccome la potenza è pari, quindi è sempre positivo, e poi 2 alla quarta, 2 per 2 è 4, per 2 8, per 2 è 16. E quindi vado a scrivere 16. Ecco. Una cosa molto interessante che accade con le potenze è che quando si parla di segni può essere negativo anche il nostro esponente. Vediamo un po' cosa accade. Prima di parlare però di esponenti negativi, ho bisogno di ripassare con voi un attimino le nostre proprietà delle potenze. Allora, le proprietà delle potenze, se ve le ricordate, dalla classe prima, 2 alla quinta per 2 alla terza fa 2 alla 5 più 3, quindi 2 all'ottava,
Se ho viceversa, tu la sesta diviso 2 alla quarta, 6 meno 4 fa 2, quindi è 2 alla seconda. Dopodiché ho anche altre due potenze dove qui io lo faccio imparare con la frase ciò che è uguale rimane uguale, è uguale la base. E quindi la base rimane uguale. Se fosse uguale l'esponente, invece 2 alla terza che moltiplica 3 alla terza, ciò che è uguale rimane uguale e sotto si mette 6 per 3, 2 per 3 fa 6, oppure 18 alla seconda diviso 9 alla seconda, ciò che è uguale rimane uguale, quindi 2 è uguale rimane 2, 18 diviso 9 fa 2 alla seconda. E poi abbiamo la quinta che è la potenza di potenza, quindi 2 alla seconda che a sua volta viene elevata alla terza e quindi si moltiplica, questo è l'unico caso in cui si moltiplicano gli esponenti, 2 alla sesta. Proprietà ovviamente possono essere applicate non solo col 2, col 18 e il 9, possono essere applicate con qualsiasi numero, motivo per cui vengono solitamente scritte con l'algebra e quindi con le lettere. Infatti, se voglio scrivere le stesse proprietà con le lettere, scriverò n. Oppure utilizziamo n come esponente, posso anche dire il numero a elevato alla n che moltiplica il numero b elevato alla n. Ad esempio questa proprietà qua, dove la n è sempre uguale, darà parentesi a per b, che sopra parentesi, tutto elevato alla n. Oppure, ad esempio, la prima, dove ho moltiplicazione o divisione e la base rimane uguale, posso dire se ho a che è elevato alla n e moltiplico sempre a elevato alla m, un numero diverso. Cosa avviene? Avviene che A sarà elevato alla n più m. E quindi c'ho la somma dei due. Quindi spesso questo qua, o meglio adesso che siete in terza, abituatevi a vederle scritte col caso generale dove al posto delle lettere ci possono essere dei numeri, ovviamente a lettera uguale corrisponde cifra uguale. Quindi se ho la A deve essere la stessa cifra in tutti e tre. Questo è il caso, ad esempio, di questa prima proprietà. Perché servono le proprietà per parlare delle potenze con esponente negativo? E allora adesso lo vediamo su un foglio bianco, cerchiamo di fare alcuni esempi che aiutano molto a spiegare. Allora, il primo esempio che facciamo è il seguente ed è meno, anzi ne parliamo con un numero positivo, più 2 elevato alla quarta che viene diviso per più 2 elevato alla settima. Allora se applichiamo le proprietà delle potenze, 2 alla quarta sarà 2 alla 4 meno 7 e quindi fa 2 alla meno 3. E sarà interessante adesso capire come arrivare a risolvere 2 alla meno 3. Noi sappiamo che le divisioni possono essere trasformate anche in frazione e quindi la stessa operazione poteva essere scritta come 2 più 2 alla quarta fratto più 2 alla settima. E nel momento in cui vado a scrivere le varie potenze, ho 2, quindi ho più 2 per più 2 per più 2 per più 2 sopra con le varie parentesi. E ho 7 volte il 2 sotto, allora se lo scrivo più 2 per più 2 per più 2
Ecco, allora che una volta che ho scritto tutto quello che mi serve, posso fare le semplificazioni. Ho una serie di moltiplicazioni sotto e moltiplicazioni sopra, divido per 2, divido per 2, divido per 2, divido per 2, quindi 1 e 1, 1 e 1, 1 e 1, 1 e 1. Cosa rimane? Rimane sopra 1 e sotto rimane 2 alla terza. Perché 2 moltiplicato per se stesso per 3 volte. Ecco allora che, avendolo risolto in due modi diversi, posso dire che questo risultato deve essere per forza uguale a questo. Quindi 2 alla meno 3 deve essere per forza uguale a 1 fratto 2 alla terza. Ecco allora che, guardando questo esempio, e trasformandolo con le lettere, se io ho a alla meno n sarà 1 fratto Adesso è quello che accade, è la regola delle potenze negative. Di conseguenza, se io ho meno 3 elevato alla meno 3, cerchiamo di capire come risolvere questo esempio. Allora, per prima cosa, il mio consiglio è eliminarsi di mezzo questo meno e trasformare subito in 1 fratto. E quindi si scrive 1 fratto meno 3 alla terza. Infatti questo meno si fa 1 fratto. E poi si mette la base sotto col suo segno, se lo porta dietro, e poi la terza. E dopo devo risolvere il meno 3 alla terza, che è meno 3 per meno 3 per meno 3. La potenza è dispari, quindi rimane meno 3 per 3 per 3 fa 27. Quindi è 1 diviso 27, meno 27. Attenzione, questa è una divisione, quindi è come scrivere più 1 diviso meno 27, oppure meno 1 fratto 27, è la stessa identica cosa. Infatti le nostre frazioni, non l'abbiamo ancora visto e lo vediamo adesso, possono avere segni sia al numeratore sia al denominatore. Se io scrivo meno 2 diviso meno 5, è una divisione, la so risolvere perché 2, quindi meno diviso meno fa più, e 2 diviso 5 fa 2 quinti, e posso ovviamente trasformarla in un numero decimale se voglio, e questa scrittura, se invece di risolvere il segno la tenessi uguale, posso scrivere meno 2 fratto meno 5, e questa è una frazione. Posso avere delle frazioni anche con un meno davanti, ad esempio, linea di frazione, un numeratore col suo segno e un denominatore col suo segno. In questo caso la frazione è la frazione stessa, quindi è questa frazione che è composta da un meno 1 sopra e un più 2 sotto, che ha il suo segno davanti, che è segno negativo, e poi ho il numeratore e il denominatore. In questo caso con la divisione so da dare al mio risultato, e quindi come dire meno, e il risultato che è meno un mezzo, quindi questo meno diventa, meglio, diventa, rimane, questo meno rimane, e questi due segni negativi con la divisione vengono trasformati in un solo segno negativo. Torniamo a noi e facciamo degli altri esempi con le potenze che proverete a risolvere da soli. Vi chiedo di prendere carta e penna, facciamo degli esempi sia sull'uso dei segni, sia con potenze negative, con potenze positive, un po' di esempi misti, e ricopierete per prima cosa questi esempi su foglio di carta e stoppate il video una volta che li avete trascritti, così avete tempo per risolverli, poi fate ripartire il video e ci confrontiamo insieme sui risultati. Ecco gli esempi, allora sono questi qua scritti
in marroncino e stoppate il video e poi lo fate ripartire e ci confrontiamo insieme. Allora, cominciamo con la correzione di questi esercizi. Cominciamo col primo, l'esponente pari, quindi segno positivo, 8x8, 64. Esponente pari ma negativo. Quindi prima tolgo il segno meno davanti al 4, trasformando in 1 fratto, scrivo la base che è più 2 e l'esponente che è diventato 4. E di conseguenza poi risolvo 1 fratto 2 alla quarta, 16. Segno positivo. Meno 2 terzi elevato alla meno 2. Allora mi tolgo di mezzo il meno e quindi fa 1 fratto meno 2 terzi elevato alla seconda. 1 diviso meno 2 terzi elevato alla seconda, ovviamente qua diventerà positivo 1 fratto e quindi 4 noni. E adesso, come dire, 1 diviso 4 noni. Se avete un po' di pratica con le divisioni, posso scrivere in alto 1 diviso 4 noni, lo trasformo in moltiplicazione, come dire 1 per 9 quarti. E 1 per 9 quarti fa 9 quarti. E quindi è 9 quarti. Segno più, perché l'esponente era pari. Meno un quinto elevato alla meno 3. Mi tolgo di mezzo, rimane il segno meno. Quindi faccio 1 fratto meno un quinto e scrivo alla terza. Adesso 1 fratto meno un quinto alla terza e l'elevazione alla 3 sotto è dispari. Quindi il segno sarà negativo, 5 per 5 alla terza fa 125. Quindi sarà 1 fratto 125, che fa meno 125. Per lo stesso discorso di prima. Meno 1 alla meno 1, e è vero che col meno davanti mi sto portando sotto, quindi come dire 1 fratto meno 1 alla prima, rimane 1 fratto meno 1 e 1 diviso meno 1, meno 1. Meno 2 settimi alla meno 2, mi tolgo il meno davanti e quindi fa 1 fratto 2 settimi, meno 2 settimi alla seconda. Come vedete, quando faccio il reciproco, no? Di frazioni, se il 2 diventava un mezzo, come avete visto in questo caso qua, dove va sotto, e 2 terzi, vedete che diventa 3 mezzi alla seconda, e un quinto diventa 5 alla terza, meno 5 alla terza, e qui 2 settimi, 1 fratto 2 settimi diventerà 7 mezzi. Quindi è come dire, se voglio spostarlo, è come dire meno 7 mezzi alla seconda, che fa col meno, meno e la potenza pari, segno più 49 quarti. La potenza è pari, quindi segno più. 3 per 3, 9, 5 per 5, 25. La potenza è dispari, il segno è negativo, quindi il risultato sarà negativo, ma c'è un meno fuori, e quindi meno con meno da più. 1 fratto 2 alla quinta, 2 alla quarta è 16, 2 alla quinta è 32. Questo è un caso un po' più difficilotto, e
Lo vediamo alla fine, perché prima di vedere questo vediamo questo esempio qua e cerchiamo di capire la differenza tra questi esempi. Se io ho meno fuori dalla parentesi e sto elevando solo la parentesi e il risultato, al risultato gli applico il segno negativo. Dentro la parentesi l'un mezzo non ha segno, quindi è come se fosse un più, e quindi un mezzo alla seconda fa un quarto, col meno davanti meno un quarto. Se il meno è dentro la parentesi, io elevo, quando faccio la seconda, anche il meno. Quindi è meno un mezzo per meno un mezzo. Allora qui sì che ho un quarto come risultato, più un quarto. Se il meno è esterno, il meno è il risultato, io elevo tutto questo blocco qua. Se questo blocco qua, meno per meno da più, il risultato che è positivo, devo poi metterci il segno meno davanti perché c'è il meno qua. Meno 1. Quarto. Col meno davanti, il meno all'interno e il meno all'esponente, allora abbiamo detto che il meno all'esponente diventa più se io inverto tutto. Quindi questo posso dire che è come dire meno 2 alla seconda. Perché? Perché 1 fratto un mezzo, come dire 1 diviso un mezzo, che è come dire 1 per 2 primi, che fa 2. E allora un mezzo, meno un mezzo, trasforma in meno 2 alla seconda. Quindi la potenza è pari, il segno è negativo, quindi negativo per negativo da positivo, col meno fuori negativo, quindi meno 4. Allora vediamo un po'. Questo caso, io ho un mezzo elevato alla meno 3 e sopra meno 1 elevato alla quinta. Il meno esterno a questa frazione che è composta dal suo numeratore, meno 1, la potenza è dispari e rimane quindi meno 1. E sotto è sempre dispari, ma un mezzo è positivo. Quindi sotto sarà positivo. Il meno 3 abbiamo visto che se voglio togliere il meno mi inverte l'un mezzo, quindi da un mezzo diventa 2. Alla terza, quindi è come dire più 2 alla terza. E il conseguente sarà meno, ho meno 1 sopra, 2 alla terza fa 8. E adesso ho questo caso che assomiglia a questi qui. Meno 1 diviso più 8, che fa meno 1 ottavo, col meno davanti, quindi più 1 ottavo, più 1 ottavo. Sono molto difficili le potenze, mi rendo conto che possiate aver avuto qualche difficoltà a risolvere questi esercizi, soprattutto con il segno meno davanti. Vi invito quindi a proseguire con la prossima video lezione, che faremo tanti esempi da imparare proprio come si risolvono. Grazie e alla prossima puntata.